Pace a te, anche stamattina siamo insieme e grazie siano rese al Signore perché ci fortifichiamo nella conoscenza della sua parola che diventa nutrimento per il nostro cuore. Prima che andiamo avanti vogliamo cantare quel canto che dice per il sangue tuo, 766, e per il sangue di Cristo che ci lava, che ci purifica. Ci sono dei misteri nel sangue che noi non lo riusciamo mai a comprendere. Nel sangue c'è la vita. Quando parliamo della vita vuol dire che quel sangue che noi invochiamo su di noi, invochiamo la vita del Figlio di Dio nella nostra vita. E dato che il sangue penetra nelle nostre vene, nel naturale, così quel sangue penetra nel nostro essere per dare vita alla parte spirituale del nostro cuore. Eh, ascolta bene questo. Molte volte ci sono delle persone che gli manca il sangue, non appena comincia a fluire il sangue nella loro vita, migliorano quando noi invochiamo il sangue di Cristo che ci purifica, che ci lava nel nostro essere spirituale ritorna la vita dello spirito dentro di noi ushakamassandara kamayit capito noi non lo riusciremo mai a comprendere come non comprendiamo l'acqua sotto una pianta che è mezza secca guarda forse c'è il giardino basta una giornata che non metti l'acqua e così siamo noi e così fa lo spirito dentro di noi infatti la immagine nella parola del Signore dell'acqua vuol dire, si riferisce allo Spirito. Quando si dice chi ha sete venga a me, vuol dire che abbiamo sete delle cose dello Spirito. Non delle cose, ma dello Spirito proprio, lo Spirito Santo che fluisce. Che sole il Signore Gesù Cristo ha? Mi dispiace tanto che molti vanno a destra e a sinistra, che non c'è niente, sono cisterne rotte. È come avere sete ed arrivare su per le colline e trovare una cisterna rotta. Nelle cisterne rotte ci sono solo degli animali che sono cadute, delle carcasse, ci sono dei serpenti, ma non c'è acqua da bere. Così è quando cerchiamo altrove, nei conventi, nelle, nelle, nelle immagini, attraverso le immagini tutta roba morta, tutta roba che serve per gli occhi, pittata, aggiustata, l'artista che l'ha fatto e diventiamo stupidi, come dice la parola del Signore. Diventiamo più stupidi perché non abbiamo l'alito l'ispirazione la dello Spirito Santo nella nostra vita. E allora stiamo tutti, infatti se tu guardi, la maggioranza che va così in queste in questi ambienti stanno sempre come se fossero davanti a un morto, sempre così, non hanno mai gioia nella loro vita, perché realmente vuoti vanno e vuoti tornano, proprio come alla festa delle capanne, che avevano fatto tutto quello che si doveva fare erano restate sette giorni fuori, ricordavano i loro padri, buttavano l'acqua, magari con il bacinello di oro perché volevano fare le cose per bene. Però l'ultimo giorno della festa Gesù disse se qualcuno ha sete veramente venga a me, perché Dio era in mezzo a loro, Dio è in mezzo a noi, Dio è con noi, Dio è nella nostra vita. Cantiamo questo bel canto per quel sangue. Signore, vengo a te. Uh, grazie, Signore. Andiamoci con tutto il cuore. Dai, bello fratello, sorella, mettiamoci il cuore quando cerchiamo il Signore. Sbarazziamoci di tutte le altre cose. Alleluia. Signore, signore vengo a te. Per quel questa... di i nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328-873-7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. Alleluia, non è solo il sangue che non comprendiamo, è anche la salvezza come si sviluppa nella nostra vita. Ma infatti quando il Signore Gesù comincia ad operare nel nostro cuore, noi sentiamo un cambiamento nella nostra vita. Questo è un fenomeno meraviglioso. Solo che dobbiamo vigilare perché c'è una verità che Gesù ha espresso. Molti sono i chiamati, cioè che sentono un'attrazione per le cose dello Spirito sentono che vengono toccati. La sorpresa è ma che cos'è sta cosa? Quella cosa è l'anticipazione del tocco dello Spirito Santo nella nostra vita. Il Signore che vuole compiere un'opera nella nostra vita. Peccato che molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti perché prendiamo sotto gamba una grande chiamata. Io spero che tu sia tra quelli che sono eletti, non soltanto un chiamato, una chiamata, perché perdere un'occasione di questo genere, non c'è un'altra cosa al mondo che vale quando vale la salvezza, perché parliamo di un cambiamento di vita radicale immediatamente e fino nell'eternità. Quegli impulsi che senti nel tuo cuore, quell'attrazione, eh, quell quel cambiamento lo devi curare perché lì c'è il seme del divino, è il divino che sta prendendo radice nel tuo cuore. È lo Spirito Santo che ha iniziato questa opera. Per amore del Signore ti voglio dire questa mattina: non lo sottovalutare perché è qualcosa di grande. Se perdi quello non ci resta niente. Puoi restare anche 120, altri 120 anni sulla terra, ma alla fine finisce tutto e hai perso anche l'occasione della vita eterna. Non la perdere questa occasione, te lo dico con tutto il cuore. Non appena cominci a sentire che il Signore sta operando nella tua vita, dagli l'attenzione che merita, perché vedrai la tua vita come cambia. Cambia tutto intorno a te. Sì, sì, ti accorgi che è come quando cominci a fare il giorno. È come venire dalla mezzanotte, che è il buio più profondo, che quasi si tocca con le mani, ad una luce nuova, come la mattina che vedi tutto chiaro con la luce e il caldo della giornata. Queste immagini ci aiutano a distinguere la differenza. Ti prego, non perdere l'occasione. Se il Signore ha iniziato ad operare nella tua vita, dai importanza a questo fenomeno che si sta sviluppando dentro di te, perché tutte le informazioni che tu hai bisogno sono nella parola del Signore e man mano che tu la leggi o l'ascolti, ti formi per comprendere cosa sta accadendo e scopri più grandi misteri che si sviluppano dentro di te alla luce della parola del Signore, perché essa ti fa comprendere quelle cose che non comprendi. E man mano dici, uh, è accaduto proprio a me, sono una persona beata, sono una persona gra graziata, oh, la grazia di Dio, in mezzo a otto miliardi di persone, Dio è venuto fino a me, gloria al Signore. Ti senti felice di una chiamata tanto grande. Ti prego non perdere l'occasione di curare quello che già il Signore ha iniziato nella tua vita. Preghiamo il Signore che lo Spirito Santo ancora stamattina attraverso la sua parola ci fa comprendere quanto è importante questo che sta facendo il Signore nella tua vita. Preghiamo insieme il Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore e chiediamogli di partecipare la sua presenza per lo Spirito Santo in mezzo a noi. Signore, siamo qui alla tua scuola e desideriamo che tu, il grande Maestro dell'universo, che sei stato in mezzo a noi ancora stamattina per lo Spirito Santo, parli ai nostri cuori. Che la tua parola si spanda in lungo e in largo per portare freschezza, vita nuova, idee nuove, forza nuova, perché, Signore, tu vuoi operare in un modo speciale. Attira l'attenzione del nostro cuore e non farci perdere l'occasione, Signore, di comprendere quanto è grande questa opera che tu hai iniziato nella vita di ognuno di noi. Tutti insieme ti vogliamo ringraziare e ti diciamo, fa che per lo Spirito Santo possiamo comprendere quello che tu vuoi dire al nostro cuore. Questa mattina, nel nome di Gesù Padre, te lo chiediamo, amen, amen. Gloria al Signore. Questa mattina vogliamo guardare un verso che dice di credere con il cuore. Credere con il cuore cambia tutto, la, tutto di noi. Tutto. Certo, in giro vediamo cristiani e cristiani. Tutti ci chiamiamo cristiani poi alla fine, ma quando guardiamo cristiani così arrangiati, diciamo, tradotto in un nostro modo di esprimerci, cristiani arrangiati che parlano, che fanno e non sanno che direzione devono prendere, veramente questo ci scoraggia. Ma bisogna ammettere che ci sono anche dei cristiani che sono veramente un incanto che hanno preso a cuore la chiamata che hanno ricevuto e hanno saputo dare la loro vita. Pensa quanti milioni di missionari, gente che benestante e così via, che quando è arrivata la grazia di Dio nella loro vita, hanno rinunciato a tutto e si sono diretti, attratti da questo potere divino e non hanno mollato fino in fondo. Abbiamo milioni, miliardi nei secoli di uomini e donne, o oh, fin da quando parliamo di, dei tempi antichi, di 6.000 anni fa, a partire da Enoch per esempio, una bella testimonianza che a 65 anni incontrò, ricevette grazia da Dio, Noè che ricevette grazia, questa è la grazia di Dio che si riversa nei cuori umani. Che bello, Signore, grazie, grazie, grazie. Leggiamo insieme in Romani capitolo 10 verso 9. Crediamo con il cuore, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore, che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Cioè avrai creduto con il cuore. Hm, mica lo comandiamo noi. Però come possiamo comprendere se crediamo col cuore o no? Dove abbiamo il cuore siamo attirati e diamo importanza a quella cosa. Non so se ti sei innamorato da giovane che hai preso qualche cotterella con il tuo ragazzo, con la tua ragazza. Era un innamoramento del cuore. Che facevi? Facevi? Pensavi sempre lì. Se era da altri tempi ed era lontano, guardavi sempre se fosse arrivato il postino per portarti una cartolina, una lettera, e quando ricevevi la lettera, adesso non si usa più così, quando ricevevi la lettera la leggevi venti volte, la leggevi, la rileggevi e così via, il cuore, dove abbiamo il cuore. Se avrai creduto con il cuore che Dio, avrai creduto con il cuore. Guardiamo in Geremia capitolo 29 verso 12. Ci parla di una lettera che Geremia scriveva a coloro che erano in Babilonia. E che erano stati deportati. Questa lettera diceva a loro: Guardate, che se voi tornate al Signore, tornerete anche nella patria. Cioè, era questa la scena, una scena meravigliosa. Dice: Voi vorreste tornare nella vostra nazione, però voi siete prigionieri, non potete tornare. Però io vi do una notizia, vi mando questa lettera per dire che Dio vi manda a dire, Geremia è un portavoce di Dio, Dio vi manda a dire che se voi lo invocate tornerete. Diciamo che questa scena è bellissima perché a noi che siamo lontani da Dio molte volte, non ci dobbiamo spostare fisicamente per andare chissà dove, ma se lo invochiamo, lui ci riporta nel benessere che ci manca. Cioè ristruttura la nostra vita, le cose che facciamo, il tutto di noi. Comincia un nuovo giorno, gloria al Signore, che bello. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mm. Gloria al Signore. Voi mi invocherete, Dio dà l'opportunità di partecipare attivamente ad ognuno di noi attraverso il suo progetto mediante la preghiera. Diciamo che invocare vuol dire che quando noi ci dirigiamo verso di lui, lui, Lui ci fa partecipare al suo progetto, il progetto che ha per noi, partecipiamo per tutto il resto della nostra vita. Mentre così siamo abbandonati in una Babilonia veramente, siamo senza Dio, senza speranza, perduti. Lui dice se tu ti muovi in questo modo, guardiamo come dice bene, Dio ci dà l'opportunità di partecipare attivamente al suo progetto mediante la preghiera del cuore. Se recitiamo eh, non, non conta niente. Sai per esempio, vedo, vedo parecchie volte che ci sono... Delle persone che hanno la corona. Mentre parlano, girano la corona come se fosse che fanno le calze. Non c'è cuore, non c'è. E dicono dieci volte, venti volte. Una ave Maria a Sant'Antonio, un padre nostro a Maria, cioè. Nella confusione più assoluto che non c'è manco logica umana, il Signore ci vuole far partecipare. Dove siamo? Senza spostarci. Ci dà l'occasione, l'opportunità di partecipare attivamente al Suo progetto mediante la preghiera del cuore. Verso 13, leggiamolo pure così lo comprendiamo. Leggiamo il verso 13. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Che bello. 14, dai, leggiamo anche il 14. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia e vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati. Dice il Signore, vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Il Signore risponde alle nostre preghiere e ci permette di tornare nell'oasi della benedizione dove c'è Lui che benedice e governa la nostra vita. L'esempio che abbiamo anche in questo tempo era l'esempio di Daniele, che era sì in cattività, però viveva una vita diversa. Era sì al servizio di un re, ma il re più grande di Daniele era il re dei re, il signore dei signori, il dio degli eserciti. E era in una posizione meravigliosa. Stava fisicamente lontano da Israele, ma stava in una posizione meravigliosa. Aveva comunione con Dio e il benessere era a sua disposizione. Gloria al Signore. Il Signore vuole rispondere alle nostre preghiere, permettendoci di tornare. Nei luoghi che il nostro cuore desidera vivere una vita migliore. L'esempio di Daniele, la promessa si sarebbe adempiuta a breve, il Signore lo avrebbe fatto, e quindi in maniera totale alla venuta del Messia che per noi tradotto in fuori dalla Babilonia per camminare con il Messia, Dio con noi, Dio in noi, che bello! Tanto si è prolungato il tempo fino a noi che non dobbiamo andare, sono solo paesi simbolici, ma il tutto il Signore lo sviluppa nella nostra vita perché noi siamo nell'era del Messia di Gesù Cristo risuscitato, come abbiamo detto nel capitolo 10, verso 9 di Romani. Rileggiamolo. Siamo arrivati al punto che la nostra salvezza esplode nella nostra vita se noi crediamo, con la bocca confessiamo che Gesù Cristo è morto, è risuscitato e vive nella nostra vita. Saremo salvati lo ha risuscitato dai morti e saremo salvati. Qui tutto quello che era pratica una volta è restato simbolico perché noi viviamo la realtà della salvezza da Cristo che è venuto per salvarci. È morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione, ci ha resi giusti per avere comunione con Dio. Un'altra volta, che bello. Una, una lettera di, ai deportati in Babilonia simbolicamente rappresenta la chiamata di Dio a noi. Leggiamo nel verso che segue. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. La confessione orale, cioè verbale, che noi testimoniamo che apparteniamo al Signore, fa più cose nella nostra vita. Quando noi lo diciamo, dichiariamo. che crediamo nel Signore. Confermiamo con tutto il nostro cuore. Sigilliamo quello che diciamo, cioè lo confermiamo il nostro essere è avvolto dalla cioè siamo come immersi, dichiariamo, confermiamo, sigilliamo quel che crediamo nel nostro cuore. Parliamo di ciò che il nostro cuore abbonda, come ha detto Gesù. Gesù ha detto la bocca parla di quel che il cuore abbonda. Quando il Signore comincia questa opera meravigliosa nella nostra vita, noi ne cominciamo a parlare, lo confermiamo, lo dichiariamo e lo confessiamo. La confessione ci fa proclamare che adesso ho iniziato una vita con dei nuovi principi, non più come vivevo prima, ma ora con dei nuovi principi che vengono da questo grande maestro che è il figlio di Dio, che è venuto sulla terra e mi ha lasciato delle istruzioni che devo seguire perché lui mi aspetta per che vada con lui, con il cuore, con la bocca, e con la vita perché se facciamo solo un pezzo di questi ce ne sono tanti di credenti che fanno signore signore Dio ce ne libera io vi devo confessare non ci voglio stare in quella categoria è una categoria che non serve mi, mi fa vergogna mi fa mi fa sentire no, non ci voglio stare. Come mi sento, sento o, o essere o non essere. Perché poi alla fine è una perdita di tempo. 10, 9, 10. Avrai confessato Gesù come Signore. E avrai creduto con il cuore. La risurrezione di Cristo è stata la corona del suo ministero. Perciò la sua risurrezione comporta la nostra risurrezione, che lui la prima risurrezione la fa quando ci dà la nuova vita attraverso la nuova nascita, la rinascita spirituale. La fede nella risurrezione di Cristo è necessaria per la nostra salvezza, ma perché in realtà quando io ho detto che quando comincia l'opera del Signore nella nostra vita, noi ci sentiamo rinati. E che cos'è? È un pezzo di quel potere che ha risuscitato Cristo, che ha risuscitato la nostra vita. Perciò non siamo più ignari, non siamo più che non sappiamo. Dobbiamo solamente scoprire di più se ci diamo con tutto il cuore. Riusciamo a scoprirlo, se no, siamo dei chiamati, ma non eletti. Molti sono chiamati, pochi sono eletti. Sa quanta gente sente questa reazione dello spirito nella loro vita? E poi si perdono per strada. Molti sono anche battezzati dallo Spirito Santo, hanno fatto delle esperienze gloriose e si perdono. Non sanno cosa perdono. Perché quello è solo il primo soffio di Dio nella nostra vita. Ma c'è qualcosa di grande che prosegue e lo perdiamo. Perché la dimostrazione che Cristo è ciò che dichiarava di essere e che il Padre ha accettato il suo sacrificio come sostituto del nostro peccato. Senza risurrezione non c'è salvezza, così siamo salvati. È la garanzia che noi andiamo perché lui è, lui è, è Lui che manda questo soffio divino nella nostra vita tu che hai iniziato, che sei nata di nuovo, che sei nato di nuovo, fammi ti ricordare questa mattina, quel che è accaduto nella tua vita è un pezzo, io lo parlo così non strano per farci capire, per farmi capire, quel soffio divino che è iniziato nella tua vita, sai chi è? È Dio che ti ha confermato che Cristo è risuscitato e che per la sua risurrezione morto per i tuoi peccati, risuscitato per la tua giustificazione, seguendo questo, questo nuovo, questa nuova vita, soffio vitale dentro di te, ti trasferisci in vita eterna. Gloria al Signore. E non te lo so spiegare meglio. Cioè questo ci deve portare ad una immersione, non parlo del battesimo, il battesimo immerge il nostro corpo, la nostra volontà, ma noi ci dobbiamo immergere nel non mollare questa chiamata divina per non perdere la grazia che il Signore ha iniziato a riversare nella nostra vita. una immersione totale, adesso, c'è una frase nel, nell'Epistola ai Galati, capitolo 2, verso 20, che è molto importante, leggiamola, Galati 2,20, Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. La vita che ora vivo nella carne, in questo corpo, è il mio spirito che vive in questo corpo. In questo corpo di carne la vivo con la fede nel figlio di Dio, non più nel mortorio. Sono uscito fuori dal cimitero. Il mondo, chi non conosce il Signore, il mondo intero, dove non c'è la vita nuova dello Spirito, è un cimitero ambulante. Cioè, di morti che si muovono nel cimitero, così siamo noi. Siamo morti alla vita di Dio, il datore della vita. Ci muoviamo, sì, tra i loculi, ci muoviamo tra le tombe, ma alla fine siamo lì che giriamo come dei fantasmi. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede. Nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato, che si è sostituito a me, e ha dato se stesso per me, la sua morte ha portato la vita a me. Che bello, Signore, grazie. La vita che ora vivo. Leggiamo in Romani 14,7, così il concetto ci resta più chiaro. Che bello Signore, grazie. 14.7 dice, dopo che abbiamo incontrato il Signore, che ci muoviamo, che camminiamo perché sentiamo che siamo attratti da questa vita meravigliosa, nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Cioè che cosa vuole dire? Il centro della vita cristiana non serve per noi stessi. Viviamo sì, infatti, ogni cosa che facciamo è fatta come per piacere al nostro Signore Sovrano. Incominciamo a vivere non più per piacere a noi, ma dato che ci ha aperto questa, questa meravigliosa grazia, noi vogliamo fare il meglio che possiamo per piacere al Signore. Perché non è una cosa da poco. Cioè siamo interessati in questa nuova occupazione. Ho fatto che devo fare in parole diverse la nostra vita al servizio del Signore, per piacere al Signore. Facciamo come quando abbiamo avuto il nostro primo lavoro, che cercavamo il lavoro. Quando l'abbiamo trovato, ci siamo messi al servizio di quella famiglia, di quella persona e ci siamo dati da fare per piacere. Quando abbiamo finito quel servizio, abbiamo detto "Ho finito quello che mi avevi segnato. Che cosa devo fare adesso?". Una vita è cambiata. Prima non facevamo niente, poi abbiamo cominciato a seguire le direttive di un nuovo padrone verso 8 leggiamolo pure così comprendiamo meglio perché se viviamo viviamo per il Signore e se moriamo moriamo per il Signore sia dunque che viviamo che moriamo siamo del Signore ormai stiamo in buone mani siamo assicurati siamo nelle mani di chi ci ha creato nelle mani di chi ci ha ricreato che ci ama e ha dato se stesso per noi, se moriamo andiamo nel cielo, se viviamo serviamo il Signore. Che bello, Signore, grazie. Cioè siamo completamente alle sue dipendenze, siamo del Signore. Solo col cuore, come abbiamo letto prima, non basta, perché se noi solo col cuore parliamo, diciamo, ma non facciamo nulla, è come essere al servizio di qualcuno e parliamo solo. C'è qualcosa da fare? Noi ci predisponiamo per fare in modo che la nostra vita sia completamente vissuta per onorare il Signore. Perché se viviamo, viviamo per il Signore e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Segnati questi versi che ci aiutano a fare un salto di qualità nel camminare col Signore, perché le cose cambiano. Solo col cuore, la mente, la bocca è una parte, ma noi ci dobbiamo immergere in questa benedetta chiamata. E ci sono nella Bibbia degli esempi che ci aiutano a comprendere. Se non l'abbiamo compreso, oggi il Signore ce lo fa comprendere, perché magari vedi la tua vita cristiana stanca, senza forza. Può essere dovuto al fatto che tu non ti eserciti al servizio del Signore. Può essere dovuto al fatto che dici Signore, Signore. Ma non ti eserciti a servire il Signore, a piacere al Signore, ti immergi nel voler fare tutte le cose che man mano lui ti fa capire. C'è un bel esempio nella parola del Signore. In secondo Timoteo, capitolo 2, verso 4, ci dà un esempio, secondo Timoteo 2,4. Sono delle cose che conosciamo bene, ma ci aiutano a comprendere cosa ci vuole dire il Signore. Nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita. Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Ci sono dei soldati che fanno sempre i soldati vanno nelle nazioni dove fanno guerra. Quando vanno da una nazione all'altra e si spostano, parlano con il generale, diciamo il mandato, per dire io combatto e poi le legioni straniere, io combatto, quanto mi dai? Quando arriva là... Oggi è facile che combatte contro una nazione, domani passa all'altra nazione, lo paga l'altro, combatte contro quello. Cioè, quando parte per servire il capo, lui non si interessa più delle cose della vita, si interessa di piacere a colui che lo ha arruolato. Questo è l'esempio che serve a noi. Ma lo leggiamo insieme che ci aiuta, dice così. Verso 4 dice non si mischia nelle faccende della vita, cioè proprio come un soldato in servizio è estraneo alla vita civile, il buon soldato di Gesù Cristo è chiamato ad evitare le distrazioni del mondo. Dobbiamo avere un limite. Se poi vogliamo fare quello e quello non facciamo né lui, Nell'altro, questo è il guai che molti si perdono per strada. Vogliono vivere il mondo e Dio, due cose che non vanno d'accordo: servire Dio e mamma. Non, non va bene. Gesù l'ha dette queste cose. Leggiamo anche il, come è, è brutto vedere persone non coerenti quando vedi persone che non sono coerenti ti scoraggi pure gente che dice che dice poi va per tirare le somme e sono vuote paglia pula leggiamo anche il verso 5 e 6 porta altri due esempi che ci aiutano allo stesso modo quando uno lotta come atleta non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Questi esempi ci aiutano a comprendere che chi si mette in moto anche nel naturale si impegna perché vede i risultati, se no non vede i risultati. Noi come eletti di Dio è importante. Leggiamolo insieme in Colossesi capitolo 3.12. Colossesi 3.12. Vestitevi dunque come eletti di Dio, eletti di Dio, eletti di Dio, santi amati i sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, e eletti di Dio. Gli eletti di Dio sono i veri cristiani, coloro i quali, siamo stati scelti da Dio. Nessuno si converte meramente per scelta personale, bensì solamente in risposta alla grazia sovrana, efficace e gratuita. Questa non è quello che il Signore ha iniziato nella tua vita, sorelle, fratelli. Non l'hai scelta tu. Il Signore ti ha eletto e ha fatto cadere su di te in mezzo a 8 miliardi di persone una scelta speciale sei un eletto di Dio una eletta di Dio ti posso portare un esempio Trump quando è stato eletto non era un nulla facente aveva delle società aveva degli impegni aveva dei, eh, de, degli immobili aveva quando è stato eletto come presidente degli Stati Uniti, se tu segui queste cose, ha trasferito i suoi palazzi, i suoi grattacieli, i suoi impegni ai familiari, perché lui è stato eletto come presidente. Noi siamo eletti dal Signore. Un sacco di cose ce ne dobbiamo sbarazzare perché se no non facciamo né una cosa né l'altra. Ora, non voglio parlare di politica, voglio parlare di un'altra persona che tutti conosciamo. Berlusconi, quando nel 94 scese in campo, fece qualcosa di importante trasferì le sue attività in mano alla sua figlia, ai suoi figli e organizzò in un modo che lui poteva essere libero per fare quello che era stato chiamato a fare. Poi non gliel'hanno fatto fare, va bene, in Italia è sempre così, perché ogni giorno ne esce uno nuovo e mentre stai per costruire arriva un altro e abbatte tutto, perciò non andiamo bene. Noi siamo eletti, scelti da Gesù. Leggiamo, perché così noi ci rendiamo conto cosa ha fatto il Signore. Se leggiamo insieme in Giovanni capitolo 15 verso 16, 15-16, Giovanni 15-16, dice così. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi è costituiti perché andiate, portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre mio, nel mio nome, ve lo dia. Ma non è una cosa da poco, sono. Nell'eventualità che noi possiamo pensare di inorgoglirci spiritualmente a motivo dei privilegi che il Signore ci ha dato, non lo possiamo fare perché Gesù ci dice che questo beneficio nasce da Lui e non da noi, ma dalla Sua elezione sovrana, come Dio scelse Israele, ha scelto te, ha scelto me, come Dio scelse Abramo, ha scelto te, ha scelto me non in virtù dei nostri meriti. Egli elesse gli angeli perché fossero santi per l'eternità. Ma gli angeli si comportano bene. Dio altresì eletto, noi credenti a salvezza, a prescindere da qualsiasi nostro merito, perché di meriti nostri non ne abbiamo. Ti rendi conto di che stiamo parlando? Se ti selezionano in un lavoro che ti piace, ti senti pieno, ci può essere una chiamata, un'elezione, una scelta più grande di essere chiamato, chiamata da Dio. Sorre, ma pensaci per un attimo. Che cosa ti stai perdendo? Pensa che domani forse non ci siamo più. Hai perso tutto questo per una manciata di lenticchie. Quante volte diciamo o abbiamo imparato a memoria ed è un proverbio: che per un piatto di lenticchie ha perso la sua primogenitura. Ma noi facciamo la stessa cosa, dobbiamo vigilare. Leggiamo insieme nel Salmo 4, verso 3. Dice così: sappiate, sappiate che il Signore si è scelto uno che egli ama. Il Signore mi esaudirà quando griderò a lui. Che bello Signore, che sei grande. Ciò che Dio ha in serbo per Davide. Si è scelto uno che egli ama. Hai visto dove l'ha portato a Davide? La stessa cosa vuole fare per te e per me. Nel nostro campo. Una distinzione totale, non ha nulla a che vedere nessun altro come Dio ha trattato Davide. Perché? Perché è stato scelto da lui e ha risposto alla chiamata. Se tu non rispondi al, alla chiamata, alla elezione, come può Dio sviluppare su di te il grande successo che Dio ha in mente se tu non dai importanza a ciò che Dio ti ha chiamato a fare? Avevo mio figlio Marco che diceva, vorrei fare qualcosa per essere famoso. Ho detto, se tu servi il Signore, diventi subito famoso. E infatti gli ha dato un dono di suonare la batteria, che quanti ascoltano la batteria che gli ha suonato, non ci saranno cantanti nel mondo quanti l'ascoltano, migliaia, tutti i cantici che noi abbiamo, 180 cantici che abbiamo, sono tutti suonati da lui, che rallegrano il cuore di tanta gente che vuole lodare Dio. Gloria al Signore, migliaia di migliaia di migliaia. Quando noi ci spostiamo, per onorare il Signore, il Signore onora, lui, onora noi. Ciò che Dio ha in serbo per Davide contrasta radicalmente con il piano dei suoi nemici. Nel verso 2 i nemici avevano fatto un programma per Davide, ma Dio cambia il programma, i tuoi nemici hanno fatto dei programmi. Leggiamo nel verso 2, ma non si realizzeranno quando tu sei con il Signore. Molti stanno lontani da Dio e fanno adempiere i progetti del nemico su di loro. Dio non permette che il progetto del nemico sia portato a destinazione su di te. Questa è la testimonianza che abbiamo nella parola del Signore. I figli degli uomini: fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete vanità? E andrete dietro a menzogna. Ciò che Dio ha in serbo per Davide, nel verso 3, contrasta radicalmente con il piano dei suoi nemici. L'espressione uno che egli ama, indica una persona benedetta dalla grazia di Dio. Te, che il Signore ha incominciato questa opera, sei. Una donna benedetta dalla grazia di Dio. A te, fratello, che il Signore ha iniziato questa grazia. Sei un benedetto dalla grazia di Dio. La stessa grazia che comprese Maria quando l'angelo gli parlò e disse, sono beata dalla grazia. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Una semplice fanciulla che disse sì al Signore. <ride> che bello. Benedetto dalla grazia. Lo benedisse e non solo. Noi abbiamo una radice in Dio che va nell'eternità. E guarda questo. Lo benedisse e fu il padre di colui che portò la grazia. Ed è il generatore della grazia. La benedizione data a Davide gli disse che non mancava mai qualcuno sul trono, ma non parlava del naturale, parlava dello spirituale perché il figlio di Davide che guarì il cieco di Gerico è l'eterno figlio di Dio. Cioè quando noi seguiamo la chiamata del Signore, si proietta nell'eternità. In Giovanni 1,16 guardiamo questo graziato mille anni prima, Davide, è il padre di colui che ha portato la grazia sopra grazia per l'umanità. Infatti, nella sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Giovanni 1,16. Vedi? Le benedizioni di Dio sono eterne. La risposta di Davide ha portato ad essere il padre del Messia e sul trono di Davide non manca mai per tutta l'eternità. La grazia che il Signore ci concede non è qualcosa a corta distanza. Noi non dobbiamo barattare, come si dice qui da noi, si dice che... La talpa ha la coda più lunga, dice che si è fatto prestare, gli occhi, ha ceduto gli occhi al topo per avere un po' di coda e non va bene, ha cambiato gli occhi per la coda. Noi non dobbiamo cambiare gli occhi per la coda. Infatti dalla sua grazia noi tutti abbiamo ricevuto grazia, sopra grazia. Questa parola pone in rilievo la grazia sovrabbondante manifestata da Dio nei confronti dell'umanità, dell in particolare verso i credenti che ricevono la grazia. Se tu hai ricevuto la grazia e non ne tieni conto, ti perdi qualcosa. Stai cambiando gli occhi per la coda. Stai cambiando la benedizione con un verso biblico stai cambiando la benedizione di Dio per un piatto di lenticchi non lo devi fare il nostro credere con il cuore come abbiamo letto in Romani 19 siamo diventati scelti, eletti questa è la formazione di ogni chiamato eletto per una grande missione pronti per essere mandati il Signore quando ci chiama, ci forma e ci manda a servire per conto suo. Leggiamo in Romani 10,14. Abbiamo letto prima in Romani 10,9. Continuiamo a leggere che succede quando crediamo col cuore. Nel Romani 10,9 dice... E se avrai creduto con tutto il cuore, che cosa succede se crediamo con tutto il cuore? Guardiamo nel verso 14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annuncia? Perché il Signore ci ha chiamati? Per essere portatori? del messaggio della grazia mica è poco il messaggio principale che qui ci espone la parola del Signore con questa serie di domande retoriche e che una chiara presentazione del messaggio del Vangelo deve precedere la vera fede salvifica quest'ultima ha da sempre per contenuto la parola rivelata di Dio che si riversa nei nostri cuori, del quale porta la salvezza. E non solo. E la salvezza giunge a coloro che odono e credono ai fatti del Vangelo. Non solo beneficiamo, ma il Signore ci rende strumenti di portatori di salvezza. Non salviamo noi, noi portiamo il messaggio della salvezza. Questo è il corso per corrispondenza che il Signore fa ad ognuno di noi, fatto direttamente dal Maestro. Lui ha iniziato l'opera nella tua vita. Quando noi seguiamo Lui, come dice in Luca capitolo 6, verso 40, leggiamolo insieme, è Lui stesso che ci istruisce. Ho detto un corso per corrispondenza, per dire che servire il Signore lo possiamo fare senza maestri, perché un discepolo, leggiamo insieme, un discepolo non è da più del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il maestro. Il Signore Gesù è il nostro maestro, questo è il corso per corrispondenza fatto dal maestro. Quelli che ascoltano falsi maestri sono alunni che restano delusi, i mormoni, i cattolici, i testimoni di Geova, perché hanno false dottrine, non c'è il segno di una salvezza per grazia così come la descrive. C'è una frattaglia di cose messe insieme e tutti quelli che seguono quei maestri restano delusi. Allora ce ne sono altri. No, noi dobbiamo seguire il grande maestro perché lui ci corregge, ci aiuta. E tante altre sette, il testimone diceva, prendiamo... Prendiamo Gesù come nostro Maestro, che insieme all'altro, quale altro? <ride> Gesù è sul trono, si interessa delle cose del cielo, ha mandato un altro che ci istruisce. Leggiamolo insieme nel capitolo 14, verso 16 di Giovanni. Egli ci viene a fare scuola a domicilio, ma non soltanto. Guardiamo insieme. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Il Dio che si interessa, lo Spirito Santo è Dio. Il Dio che si interessa di costruirci, di parlarci, di darci insegnamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, uno che mi sostituisce, un altro come me, che resta sempre con voi, perché sia con voi per sempre, un maestro che sta 24 ore al giorno con te, oh grazie signore, ma che bello, uno chiamato ad aiutarci chiamato e mandato da Dio per aiutare te a crescere nella fede. Ma io questa cosa mi, mi tocca profondamente nel cuore, non solo, guardiamo nel verso 17, nel quale come possiamo perdere un'occasione di questo genere? Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi scelti. Voi chiamati, voi eletti, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi, cioè dimora dentro al nostro cuore. Noi siamo diventati il tempio di Dio, il tempio dove dimora lo Spirito Santo che attraverso la parola ci alimenta 24 ore al giorno, ci forma, ci dà tutte le indicazioni che noi abbiamo bisogno. Che bello. Gloria al Signore. Dobbiamo disperare, ma dove andiamo? A quale scuola? A quella? A questa? Quale scegliamo? Quale setta? No, il Signore possiamo restare in lockdown, anche da vita con Lui, anzi quanti credenti? che hanno sofferto per amore di Cristo e sono stati nelle prigioni, ma sono usciti più forti perché questo maestro è meraviglioso, lo Spirito Santo che ti prende dalla A alla Z, lui comincia l'opera e lui la porta a destinazione, quello che è importante, che noi non cediamo, lasciamo le altre cose. Facciamo gli spazio nel nostro cuore e facciamoci spazio per servire colui che ci ha tanto amato e ha dato la sua vita per noi, per dare a noi la vita sua, che fluisce nella nostra vita per mezzo dell'altro che lui ha mandato nel nostro cuore, lo Spirito Santo. Vogliamo ringraziare il Signore insieme chiudiamo gli occhi nostri, apriamo il nostro cuore, non perdere l'occasione, ti raccomando, se stai vacillando, se ci sono altre decisioni, se ci sono, parlane direttamente con il Signore, perché Lui trova la strada come ti deve essere di aiuto, ascolta quello che il Signore ti manda a dire ancora questa mattina, preghiamo insieme, voglio anche pregare per te, Signore ti presento, qualche fratello, qualche sorella che ha qualche difficoltà nel nome di Gesù Cristo, fa che lo Spirito Santo ora in questo momento prenda in mano la sua situazione per essergli di aiuto e per dare la risposta che ha bisogno. Te lo chiediamo insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo possa essere di aiuto ad incoraggiare Ogni fratello, ogni sorella che in questo momento siamo insieme e sentono di avere il bisogno di una risposta da parte tua, rispondi Signore per la gloria di Gesù Cristo. Ti ringraziamo per la tua parola Signore. E insieme ti diciamo, non farci perdere l'occasione di perdere questa grande chiamata, questa grande elezione, questa grande scelta fatta da parte tua per portarci per tutta l'eternità insieme con te. Tutti insieme ti vogliamo ringraziare, Signore. Ti vogliamo presentare la nostra Italia, ti vogliamo presentare quanti siamo insieme attraverso altri mezzi di comunicazione. Signore, manifesta la tua presenza e il tuo potere in ogni cuore che lo Spirito Santo operi in lungo e in largo per la gloria di Gesù Cristo. Ti presentiamo quanti soffrono a causa di questo virus malefico. Nel nome di Gesù Cristo intervieni ed opera in favore di ognuno che si rivolge a te con tutto il cuore. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Ebbene, prendi nota dove abbiamo letto, poi li rileggi, vedrai che il Signore ti parla ancora. Romani 10, 9, Geremia 29, 12, Romani 10, 10. Galati 2,20, Romani 14,7-8, Secondo Timoteo 2,4-6, Colossesi 3,12, Giovanni 15,16, Salmo 4,3 Giovanni 1,16, Romani 10,9 Romani 10,14, Luca 6,40 Giovanni 14, 16 e 17. Dio piacendo questa sera avremo come diretta alle 19.30 il fratello Archetto da Anzio e alle 21.20 avremo come diretta il fratello Chiocca da Milano. Ci vediamo noi domani mattina alle 10.30 per la solita visita pastorale. Continua a pregare per noi. Noi preghiamo per te e se senti nel cuore di sostenerci anche per portare avanti questa opera, non rimandare, rispondi a quello che lo Spirito Santo ti dice e ti parla. Sii sì, obbediente allo Spirito Santo. Ci vediamo domani mattina alle 10.30. Pace e buona giornata.